Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Finalmente ragazzi, dopo tantissimo tempo dall'annuncio dei giochi, è stato rivelato qualcosa di ufficiale su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. La notizia deriva dalla live di Pokenchi tenutasi alla 1 di notte, e dopo la quale sto registrando questo video, infatti mi scuso per il tono basso di voce, ma purtroppo è notte e non posso gridare, e per l'appunto è stato annunciato Lycanroc forma crepuscolo. Questo Pokémon, ragazzi, che era già stato intravisto dalle scan di Korokoro, sembra essere a tutti gli effetti una nuova evoluzione del piccolo Rockruff. Un'evoluzione molto particolare, difatti questo video, che di solito non rientra nelle mie corde, serve più che altro per confermare quello che avevo detto nel video di ieri, ossia che questa nuova forma di Lycanroc sarebbe potuta essere una sorta, potremmo così dire, di fusione tra le due forme già esistenti, ossia quella a mezzogiorno e quella a mezzanotte. Difatti ragazzi, come possiamo vedere dalle immagini, ci sono molti aspetti che potrebbero ricondurre questo nuovo Lycanroc a entrambe le forme già esistenti. Ad esempio, la forma del corpo è molto simile, se non uguale, alla forma a mezzogiorno del Pokémon di settima generazione, mentre ad esempio parti del corpo, come il ciuffo che si ritrova sul capo, potrebbero essere tranquillamente ricondotte alla forma mezzanotte, come se durante il tramonto il Pokémon assumesse alcune caratteristiche prima di una forma e prima dell'altra, come già detto del resto nel video di ieri, che se ovviamente non avete visto vi invito ad andare a vedere magari qui sotto lasciando il link in descrizione. Analizzando meglio l'aspetto del Pokémon, possiamo vedere che le scan di Korokoro in realtà non erano particolarmente fedeli. Il Pokémon sembrava avere una peluria rossa, mentre dal gioco si vede in sostanza che si tratta più di una peluria arancione, più riconducibile al tramonto. Un altro aspetto che secondo me è considerabile, a dispetto di molte teorie che sono state fatte ultimamente, è che probabilmente questo Lycanroc avrà come tipo il solo tipo roccia. Non avrà combinazioni strane come è stato pensato, molto probabilmente conserverà lo stesso tipo, questo perché le altre due forme mantenevano il tipo roccia, e il fatto, diciamo, che questa forma, almeno per me, sembri essere per l'appunto una sorta di combinazione tra le due, sicuramente manterrà il tipo così com'è. Inoltre vorrei fare notare un piccolo particolare che sinceramente mi ha colpito dopo averlo visto ufficialmente. Gli occhi di questo Pokémon sono verdi, mentre gli occhi di Lycanroc forma mezzanotte e Lycanroc forma mezzogiorno sono rispettivamente rossi e blu. Rosso, blu e verde sono i tre colori primari. Ora, a dispetto di chissà quale novità, secondo me, ragazzi, non ci saranno altre forme di Lycanroc. Voglio dire, questa forma qua sarà ottenibile sia durante il crepuscolo che durante l'alba. Oppure, cosa che potrebbe comunque essere interessante, potrebbe esserci una nuova forma di Lycanroc con gli occhi gialli per fare un tributo ai primi 4 giochi Pokémon, ottenibile all'interno della fase, diciamo, dell'alba. Ora vi chiedo, prima di concludere questo video, quale delle due teorie sostenete di più, ragazzi? In che cosa credete in sostanza? Pensate che ci sarà un'altra forma di Lycanroc? Oppure pensate che abbia molto più senso che ne avvenga un'altra e magari fare un tributo col colore degli occhi alla prima generazione? Fatemelo sapere qui sotto in un commento. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi scuso ancora per il tono di voce, ma per portarvi questo video, che domani non avrei potuto portarvi perché sono impegnato, ho dovuto registrare la notte. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, esprimete la vostra opinione qui sotto nei commenti, passate dai social in descrizione, premete la campanella, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.